Io ho fatto un pensiero mio, è questo, io credo che la pornografia, parliamo più di pornografia, sia ormai l'unica vera forma di democrazia reale presente al mondo. Si è evoluta la pornografia, non è la pornografia degli anni 70, per quanto già negli anni 70 smascherava una certa ipocrisia, vietato ai minori di 18 anni. Parla ai maschietti, quanti di voi hanno aspettato di avere 18 anni per darsi alla pornografia pesante? Nessuno. Se fossimo veri dovremmo scriverci consigliato dai 13 ai 18. È dopo che diventa patologico, ma lì è naturale, è normale voler vedere come è fatta una donna nuda, cazzo. Ormai la pornografia si è evoluta, è tutta sul web, è tutta su internet, anzi internet è stato creato ed è mantenuto in vita dall'industria della pornografia, perché ognuno di noi si collega a internet per cercare del sesso in un modo o nell'altro. E facciamo tutti parte di una categoria di YouPorn. Pensateci, questa è la vera democrazia. Ci siamo tutti, ma tutti, cazzo tutti, donne di ogni forma, età, colore e religione, uomini di tutti i tipi, non devono essere per forza belli, scolpiti e col pisello grande, no, c'è anche la categoria cazzi piccoli. Massima democrazia, uomini pelati, uomini grassi e pelosi che si accoppiano con vecchie dalle tette giganti, c'è tutto, perché poi le puoi mischiare come cazzo vuoi e le combinazioni sono infinite, ci sono anche gli handicappati, te lo giuro davvero, negro con cazzo grande senza una gamba, c'è tutto, ce le ha tutte sto qua, mica veramente tutto, c'è di tutto, le nane, i nani, gli esodati, il pubblico di Maria De Filippi, i pensionati, i disoccupati, le casalinghe, frustrate, non frustrate, troie, non troie, ci sono tutte. Ci sono anche gli elettori del PD. Categoria AMAL, da sempre.